Buonasera, buonasera, avevo dimenticato di attivare l'audio come sempre. Sono di nuovo qui, questa volta su un'altra piattaforma a giocare a Thimblewood Park. Non mi ricordo quasi più neanche dove ero rimasto, comunque vi volevo informare che le live di gaming rimarranno sempre su questa piattaforma viola, probabilmente in replica su quella di YouTube qualche giorno dopo e saranno probabilmente le domeniche sera. Quindi verso le 9, 9 e mezza, 10. Adesso devo vedere come mi metto. Ma adesso dobbiamo ricominciare ad andare avanti in questo Thimblewood Park. Siamo già stati all'ufficio postale e quindi direi che forse è il momento di parlare con Willy, che ci ricordiamo nel primo episodio era presente alla morte del nostro. Sai qualcosa del cadavere che hanno trovato nel ponte? Vediamo un po' cosa ci risponde. Cadavere, pensavo fosse un tronco con un abito elegante. Va bene, siamo a posto. Sai qualcosa sul cadavere o no? Andiamo un po' avanti. Ah, ok, avevo tolto l'audio anche del co. Ma pensa a te, oggi mi sono dimenticato tuttissimo proprio. Quindi, dove dormi di notte? Vediamo un attimo. Nella parte più elegante delle fogne, direi che è il top. Ebbene, gli alligatori hanno una grata di ventilazione, quindi i miei polmoni sono sani che mai. Sta facendo leggermente ironia. Ok, cos'è in tasca? Mi sembra un portafoglio. Complimenti per la vista, cioè i raggi X. Vabbè, non ho un portafogli, sono un barbone. Vogliamo. Vedo qualcosa. Vogliamo davvero giocare a questo gioco? Proviamo così. Forse sono solo contento di vederti, va bene. Si vede chiaramente, non vi serve neanche un mandato per prenderlo. Intanto, ciao Fabio, ciao, ecco. È arrivato, stanno iniziando ad arrivare i commenti. Te forse non l'hai visto, non me l'hai seguito, ma su YouTube avevo iniziato la serie e ho deciso di proseguirla qua. Quindi nel caso, recuperati le ore già giocate dall'altra parte. Allora, continuiamo qua. Mi sembra qualcosa con sopra del sangue. E via, vediamo un po'. Non è sangue, è solo fango del fiume. Ok, ah, quindi ammetti che c'è qualcosa nella tua tasca. Inizia a farsi complicata la situazione qua, eh? Allora, vediamo, un fiume come quello vicino al sentiero del ponte. Vabbè, proviamo. Proviamo con questa qui. Ah, beh, non posso dartelo, altrimenti dove li metto i soldi? Non lo so. Dammi quello stupido per restarti per avere posto resistenza alla perquisizione legale. Rimaniamo su questo qui. Dammi quello stupido portafogli. E via che vediamo. Sarò anche un barbone ubriaco, ma conosco i miei diritti e ti serve un mandato. Ecco, trova un altro portafoglio per tenere i miei averi e questo sarà tuo. Quindi ti devo. E comunque sta cadendo a pezzi, non come quei fantastici portafogli di Ransom il Clown che vendevano prima che la sua carriera andasse a rotoli. Bene, dobbiamo prendere uno dei Ransom. Era adultero, un imbroglione, un gran pezzo di bip, ma aveva fatto produrre dei bei portafogli. Allora, faremo come dici tu, per ora. Va bene. Dimmi quello che sai di Chuck. Proviamo questa qui, è l'ultima che non ho ancora fatto, quindi vediamo cosa dice. Ha rovinato la vita per niente. Perché gli ha rovinato la vita? Attenzione, perché? Come ha fatto Chuck a rovinarti la vita? Signor Edmund mi ha fatto mettere sulla lista nera di Thimbleweed Park. I miei cosiddetti amici mi hanno voltato le spalle, il mio negozio di riparazione orologi è niente, è andato in fiamme e ha perso tutto. Va bene, va bene, va bene. Alla fine della mia vecchia vita è rimasto solo il mio amato Stradivari. Come Stradivari? Ok, più tardi faremo altre due chiacchiere. Prendiamo Ray e andiamo avanti. Non so perché prendo lei, ma andiamo. Vediamo sto cartello qua. Allora, pare che ci siano dei grandi sconti. Andiamo. Ah, ok. Non capivo, pensavo dovessi.
Si è accesa la luce, vediamo il cartello. says Dice occult libreria books. dell'occulto. Vabbè, intanto la luce si è accesa. Si è accesa, apriamo. Sta entrando, The lucky perfetto. paw knows. Ok. Qui allora vediamo che c'è un bel po' di roba, eh. Allora, vediamo un po' qui. Intanto questo bellissimo corvo. Attenzione. Mantello maledetto. Esamina il mantello It looks maledetto. pretty Mi sembra ratty, un po' and I do mean ratty. puncioso nel vero senso No della way parola. I'm Non touching toccherò that. niente, va bene. Non mi serve. Allora, intanto ho visto questo bellissimo granello di polvere. Ok. C'è una mummia maledetta. No way Non I'm toccherà touching that. niente. La bambola I'm not maledetta. getting any closer Non mi to ci voglio that. neanche avvicinare, va bene, se n'è accorto. Sì, va bene, tira la scala, ok. That's as far to the Non left va that it più a sinistra. Premi? moves. I'll have to push it to move it to the right. Devo andare a destra io? Ah, ok, va bene. Allora, intanto siamo arrivati a questo piano. Ok, qua adesso bisognerà guardare tutto anche. Porca paletta, beh. Mi sa che sia meglio andare giù a parlare, vedere di restringere un attimo le domande. Vai verso la testa This head maledetta. seems almost Questa testa alive, sembra quasi but viva, I credo saw di it averla vista move. muoversi. Quindi mi ha detto qualcosa, raccogli. Me l'ha fatta. Pretty disgusting Testa head. di sgusù, c'è una piccola This is my etichetta. name tag. Testa di Is that navigatore why they named me grande da this Monkey head? Island, è riapparsa anche qua, grandioso. Bellissima la testa maledetta del navigatore. Verso il bancone maledetto, il tè maledetto. La It's a confezione di package tè. of tea. Prendiamo il tè? Sì, ce l'ha fatto prendere. Collirio It's a maledetto. bottle of eye Allora drops. lo prendiamo. Tutto quello che ci fa prendere, io lo prendo, poi vediamo. Parla con Madame Morena, il bancone Creepy. maledetto. Che paura! Parliamo con la Madame. Welcome to the Thimbleweed Park Dell'occulto di Occult Bookstore. Timberweed I'm Park. Madame Sono Madame Morena. Morena. Are you here for the Ok. hexes, the Sei summer qui per i blow malocchi, per i sale, super saldi estivi based on o the suits you're per wearing? le mie My tasse? tax records? Attenzione. I don't get too many visits Non from ricevo molte suited visite and da agenti booted federali federal vestiti agents di tutto these days. punto I'm di questi Agent Ray. tempi. Sono l'agente If you've Ray. got nothing to Se non ha hide, nulla you've da got nascondere, nothing non to ha nulla fear. da temere For per ora. now. Ok, Well, alright then. How can I allora, come help? posso aiutarti? Non lo so, vediamo. Ok, partiamo. Che posto è questo? What Dai, is partiamo a this Softs. place? Sto giro, It's the county's Softs. primary source of occult books, knowledge, and services. You need hexes, curses, cure-alls, or curios? You come to me. Malocchi, maledizioni, Okay, cure. I Ok, get the io ho idea. You afferrato. need. Puoi Can davvero you fare help malocchi me alla help gente? people? Vediamo un po'. I sure can, no matter what the consumer Che watchdog ne service dicano le says. associazioni Might not always come consumatori, out i exactly as risultati you non sono want, but sempre quelli voluti, spirits ma work gli in spiriti lavorano mysterious in modi ways. misteriosi. So if you Vabbè. have any complaints, Quindi, se take avete up delle with them. lamentele, rivolgetevi a loro, agli spiriti. Ecco, ha Teen maledetto quel angst. clown idiota Idiot di clown Ransom? ransom. I'm very Sono molto proud of fiero di quella Accurate. maledizione, He was being a perfetto. jerk and he needed a little beat Daccafone aveva down with bisogno the di una karma bella facts. regolata con la mazza Remind del me never karma. to Ok, piss devo you ricordarmi di off. non farla mai arrabbiare. Ok. Sa qualcosa del corpo ritrovato al Do you know fiume? anything about the body by the river? I know So tutto quello che everything succede that da goes queste on around parti. Ah, here. bene, sei a posto. Okay, Ok, allora that's enough. parli. Bene, Okay, so I don't know everything right this minute, non sa proprio tutto in questo but momento, if va you're willing to bene. get your hands a Ma little se io ho di dirty, sporcarvi le mani, posso find the trovare delle answers you're risposte looking che vi for. servono. Okay, in che modo? What Cosa do you le need to serve help per us find this aiutarci? killer? I'm not afraid to Non ho get my paura di sporcarmi hands le mani, dirty. vediamo un I need po'. to go on a Devo partire vision per un viaggio quest to find visionario the per trovare answer, la but I risposta. can't really reach Ma out non into posso the raggiungere il void vuoto without a senza little un bit piccolo of aiutino. Cosa ti serve? assistance. If you can get me an agaricus Se mi fungus trovi un patient and fungo delectamentum mushroom from the nelle fogne, sewers, forse I potrai might be aiutarvi. able to help. I'm pretty sure that's a controlled substance. And Ho your preso un fungo point io nelle is. fogne? Devo portare dei funghi. Va bene, Goodbye. arrivederci. Esaminiamo il taccuino. Vari funghi nelle fogne. Ok, me l'ha aggiunto. Perfetto. Esamino la The label confezione di says, tè. Un tè Holy magico conferisce il Mankinian dono di tea, parlare a mille magical tea, lingue. gives you the gift of speaking many Attenzione. languages. It's a Scrive bottle una of boccetta di Eric's collirio magico Aromatic di Special Drops. Eric. The label says, Etichetta dice: Restores your ripristina vision la with a soothing vista river of con un tears, calmante, side fiume di effects, lacrime, many effetti good collaterali, painful può memories. revocare ricordi dolorosi.
Perché io mi ricordo che dovevo avere un libro, però... Vediamo di andare ancora su, vediamo di andare ancora su, sempre più su, sempre più su, sempre più su. Quanto cavolo è alta questa libreria qui? Ditemelo per piacere. Esaminiamo il libro maledetto. Il libro con un teschio sulla copertina. Ho provato il libro. Ok. Tipo un palazzo alto 20 piani questo qua. Offre la casa. Perfetto. Ma attenzione. Attenzione a cosa? Giustamente. Niente, volevo solo suonare a sinistra. Ah, ok. Va bene. Prendiamo il libro dei morti. Ok. Scendiamo giù. Quindi qua non ci serve... Day of Tentacle, ho visto al volo un libro. Bravo, bravo. Pieno di citazioni, sta roba. Sono veramente impazziti a fare questo gioco, perché guarda... Veramente, è pieno, pienissimo di citazioni. Si spegne tutto, ovviamente, perché... C'è la presenza... Allora, diamo questi bellissimi granelli in polvere... il nostro race. Ok, intanto hai una moneta qui. Continuiamo con le monete. Va bene. Allora, a questo punto io mi ricordo che dobbiamo prendere la mappa da qua. Però devo capire come fare. Allora, mi ricordo che la devo mandare fuori. Mi sembra di aver visto che lei vada fuori. Se... Ok, posso aiutarti? Nice chatting. Got a murder to solve. Esaminiamo la coppia. Per favore, lascia stare la radio della polizia. Sto aspettando una chiamata su una donna vicino al ristorante che non fa nulla di... Ok, una donna vicino al ristorante. Va bene, ci piazziamo qua. Prendo l'altro marino perché mi ricordo che l'avevo già fatta. Anche tu mi dici di... Trovare la mappa, trovare i funghi nelle fogne. Ok, allora. Una donna vicino al ristorante, mi sembra. Era una donna vicino al ristorante. Datemi una mano, voi che ci siete. Datemi una mano. Non siete in tanti, ma vedo che... Apriamo. Vediamo un po' di... Farla allontanare. Allora, qui c'è la radio, giusto? Sì, esamina. Usiamo la radio. Attenzione a tutte le unità. Fermate la donna vicino al ristorante. Si pulisce le unghie? Sì, sì. Non è un granché, ma abbiamo un buco a pagina 4. Va bene, ce l'abbiamo fatta. Ok, prendiamola. Raccogliamo la cosa. Perfetto. Usiamo la carta con il Copytron 3000. Dimmi che ce li ha lui centesimi. Sì, ce li ha lui centesimi, non ci credo. No, la gira dei 5 centesimi a lui. Ah, guarda. 5 centesimi. Andato. Ah, ok. Sempre quel buco lì a pagina 4 abbiamo. Vabbè. Allora, torniamo qua. Raccogli questa piantina qua. Usa. Piantina con il Copytron 3000. Poi usiamo i 500 scintillanti con la Copytron 3000. Ci fa le copia? Sì, grande ed è anche a colori. Ok, raccogli la mappa della contea. Usa la mappa della contea con la cornice vuota. Te la rimettiamo lì e abbiamo... Eccola qui, la mappa della... la nostra mappa della contea. Perfetto. La cosa più difficile di questo gioco, alla fine, è dare gli oggetti alle persone che li devono usare. Perché io mi dimentico.
Sono maledettamente smemorato, quindi... Quanto abbiamo già giocato? 23 minuti? Iniziamo già. Ehi, piccolo agente Reno! Come ho già detto, non si può andare a Zonzo per la contea senza una mappa. Bene, bene. No, qui la mappa ufficiale. PEM! Oh, capisco. Ci è rimasto un po' male, secondo me. Strano, pensavo di... la legge è la legge, è fatta. Ti abbiamo fregato, ragazzi. Sarà meglio tutte queste mappe al Quickie Poll. Parte 3, l'arresto, signori! Dobbiamo finalmente arrestare qualcuno! Ce la faremo? Non lo so. Eccolo qui che è arrivato. Sento che ci stiamo avvicinando alla soluzione del caso. L'unica cosa che stavi avvicinando è la fine della mia pazienza nei tuoi confronti. Beh, lavoriamo insieme così potrò continuare. Quindi possiamo andarsene da questo posto più presto possibile. Ci sto, perfetto. Siamo all'inizio della parte 3. Ok, lei ha già la mappa, lui non ce l'ha ancora, quindi ha detto che le andava a prendere per sicurezza, ne vado a prendere una anche di lui giù in città. Questo è il sentiero, qui che cosa c'è? Allora, dove siamo? A Street, ok, qui B Street, stazione degli autobus, quindi noi siamo qui, finalmente possiamo spostarci rapidamente. Qui c'è il cimitero, bene, l'hotel, il vecchio circo, poi abbiamo la stazione radio, la fabbrica abbandonata, il sentiero. Ah, ecco dov'è che devo usare, qua nel sentiero la fabbrica, secondo me. Allora, mandiamo Ray alla Edmund Mansion, ok. Perfetto, lei è arrivata qui, poi lui... Lo mandiamo invece al vecchio circo. Perfetto. Qua. E adesso vediamo cosa riusciamo a far saltare fuori. Signori miei, siamo alla mezz'ora. Riprendo un attimo Ray, che vediamo se riusciamo ad andare avanti. Qui sembra che il cancello si apra e si chiuda. Abbiamo un granello di polvere da raccogliere. Ok. Qui apriamo la cassetta che sa mai che si trovi qualcosa. Niente, non c'è. Esaminiamo il Mailtron, magari ci dice qualcosa di particolare. Con una grossa valvola vuota, quindi niente da fare. Ah, là c'è una tanica di benzina, ce l'hai tu, la motosega? Sì, grande. Raccogliamo la tanica di benzina. Vediamo se ci fa raccogliere anche il ceppo di legno. No, grazie, ho preso già per una boscaiola, non so, chiedo io. Parliamo con Doug. Cosa sta facendo, signor Doug? Scava. Buche soprattutto. Bene, allora. Io a questo punto direi che è il momento di salvare la mezz'oretta di gioco anche per questa volta. L'ho fatta, spero che vi siate divertiti. Non eravate veramente in tanti, anzi... pochissimi, ma va bene così. Ciao Quadrilatero, è stato un piacere rivedere un tuo commento, visto che ci si sente sempre poco. E noi a questo punto ci rivediamo alla prossima, vi spengo tutto l'audio e ricordatevi di mettere... Ah no, quando ci sono i like? Come fate allora? Dovete vedermi di più, dovete continuare. Vabbè, adesso poi metto anche tutto nella lista, se no... Comunque seguitemi il canale, registratevi e tutto quanto, iscrivetevi e via dicendo. Noi ci sentiamo alla prossima. Ciao!